Ehi la ciurma, io sono Mattias e ben ritrovati in questo nuovo episodio di Expeditions Rome. Avevo appena controllato che il green screen funzionasse bene, ma mi sa che... No, va. Ci siamo? Forse così va un po' meglio. Ma perché mi vedo trasparente, era tutto sbirluccichino. Vabbè, speriamo che vada. Tra l'altro questa maglia forse che gli dà fastidio in qualche modo, forse perché sbirluccica un po'. Forse adesso va bene, forse adesso è più sereno, più tranquillo, non fa grane. Allora, ci eravamo lasciati qua a Memphis, in cui eravamo andati a indagare per questa lama qua. Ora, io non vorrei andare a esplorare Menfi più di tot, perché uno, ci mettiamo 87 miliardi di anni. E ci saranno probabilmente 87 miliardi di queste. E due, perché secondo me dovremmo comunque tornarci. Perché mi fa strano che questa città importante l'abbiano messa così, senza che ci sia uno straccio di trama collegato. Per cui, allora, intanto, dov'è che ci manda qua a vedere la roba? Lassù. Per cui io direi, preghiamocene e andiamo all'appuntamento con Cleopatra. E di quello ci penseremo poi più tardi. Vai. Dov'è che è qua l'appuntamento con Cleopatra? Qua. La Court of Heaven. Le due legioni cosa stanno facendo? Uno è Hunting Grounds e l'altra sta attaccando questa zona qua. Benissimo. Bene. Aia, non benissimo. Ho visto che non ci cambia molto. Mannaggia quanto poco morale hanno gli altri. Cercherei di diminuire il missing legionari. Quindi abbiamo o questo che dà meno 5 di morale e meno 125 al manpower, oppure questo uguale. Lo manderei lui che ha ancora da migliorare un po' il cavallo. How do you wish to deploy? Ci fa scendere il carro, non mi piace. Questo a 6 cosa... un Kaiser serve. Perché al massimo serviamo a 9 enemy scatters, ma tanto la vinciamo comunque, non è un problema. Manderei sul carro piuttosto. Così non abbiamo più il missing legionari. Allora, non ci abbiamo degli stratagemmi fichi di livello 2, no? Allora, qua abbiamo spread out che ci fa salire il artillery. Questo che ci fa salire il cavallo. Farei salire il cavallo, che è sotto zero anche lui. Ci fa scendere 1-1 e 1. Porterei sul cavallo se possibile. No, 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 non ce l'abbiamo il portare sul cavallo. Se al massimo non farlo troppo precipitare. Ho questo. Porta su di tre quello, ma non ce ne frega niente. Questo porta. Andiamo con questo, dai, ci dà un loot reward che farà schifo comunque, ma. Cavolo. Non mi ricordo qual è il migliore dei due. Legion Manpower ci porta 50-100 di Legion Manpower. Questo cosa ci porta?
94. Questo invece ci riduce i feriti. Non farei questo. Il morale tanto è al massimo, per cui. Perché l'altra volta che eravamo andati oltre, eravamo andati a 106, vi ricordate, era rimasto qui a 100, per cui. Sono andato così, abbiamo perso poca gente. E abbiamo guadagnato 10 di esperienza, ed è molto buono. Chiaro. Cosa che ci ha dato? C'è di vabbè, roba si è ritirata. Vabbè, nulla di esaltante, però almeno abbiamo la zona. Ma dobbiamo mandare la legione per pacificare. Ah, ma la legione non è ancora arrivata. Per cui la mandiamo qua, però no, noi stiamo andando poi. Che ha cambiato la strada così a caso. Pacificata? Dai. Ottimo. Toro conquistato, non sapevo neanche cosa c'è qua sopra, però almeno si è andato in una mossa. E ovviamente spariscono di nuovo i piccosilli. Qua c'è un hunting ground, credo. Poi c'è altra roba che non sappiamo, c'è una tannery. E perché ho perso il movimento? Boh. Oh, c'è una tannery che direi andate a pigliarvela. Ma gli altri stanno andando a prendere qualche cibo in giro, no? Questo perché il cibo è finito o perché loro stanno poltrendo? Questo perché il cibo è finito. Oh, visto che in questo momento non hanno nient'altro da fare, direi andate qua a prendere questo cibo, un po' lontano dai vostri giri soliti, però almeno non state con le mani in mano, perché qua non è che abbiamo tutto sto cibo, abbiamo venduto 300 razioni prima a Memphis. Ah, ok. Mandiamo un legionario. Mandiamo, boh, questo. Però un Sagittarius. Questo Velest. E dov'è che stanno arrivando? Qua. Spero che non ci mettano troppo, più che altro perché devono andare a cacciare, devono tornare indietro e poi devo ricordarmi di mandarle subito. Speriamo. Speriamo in bene. Vediamo adesso Cleopatra cosa vuole dirci. Vedendo di nuovo acqua, va bene. Cos'è che abbiamo qua? Abbiamo trovato della roba nell'inventario. Ah, quello che sono andato da battaglia, immagino. Ma siamo pieni di tutte quelle porcherie là. Gulussa, no, dobbiamo andare. Qui. Alla tenda principale della gente. Là c'è Cleopatra, guardala. Cioè non si vede, ma guardala. Tu proprio, guardala. Dove siamo? Dai! Hop hop! Vero che ho potuto in salita, ma c'è gente che vi sta guardando, qua stiamo aspettando proprio voi. No? Eccola! Andiamo! You certainly took your time. Eh? Sono venuto subito? Mi spiace. The invention of apology does not legitimize failure. Ma vaffanbrodo, Let us stupida. get down to business without further ado. Va It is bene. my understanding that you need some kind of evidence against your opponent
to be used in Sì, the Senate. esatto. Ho bisogno di prove contro Tipello, là. Something to prove the existence of his business relations with my husband. Fortunately, my husband keeps thorough records of all such dealings. Ottimo, suo marito ha traccia di tutti quelli che hanno fatto insieme. E aspettiamo in silenzio. Ptolemy keeps all ledgers detailing his business transactions in his palace in Alexandria. Ottimo. We shall pay a visit to my dear husband. It might be beneficial for you to make his acquaintance, don't you think? Sembra un'opportunità perfetta per l'Urco Tolomeo per assassinarci. Assassination? Is that how your glorious republic works? I'm sure our enemies would never stoop so low. A lei è fiduciosa che non farebbero una Jest roba notwithstanding, Ptolemy has very publicly offered us safe passage. Killing either of us now would ruin his reputation in perpetuity. del genere. Rovinerebbe la sua reputazione. Ma perché siamo nemici? Ci stiamo picchiando. Pensavo che stessimo per andare in guerra con War is loro. not simply a matter of swords and Sì, shields. va bene che non è solo Surely an scudo illustrious e leader such spada. as you would know this. A war is best won without spilling any blood. Ma Alessandria è nel centro del territorio nemico. That's not a problem. The people of Egypt will not prevent us from traveling, and my husband is probably looking for a reason to talk to me. Come sai che cerco quali queste prove? Was it a secret? I didn't know. I have a very close relationship with secrets. They tend to reveal themselves to me. Va bene. Mi sembra un'idea terribile, è troppo pericoloso. Dangerous or not, that's what we're doing. I have already made arrangements. Ah, ok, sei già organizzata, per This cui could non give possiamo us an scegliere. opportunity to end this war. I get the feeling Ptolemy is willing to parley. Non penso che risolveremo tutto così, eh. Non penso che potremo finire la guerra, questo è abbastanza quello che pensavo, che sto per dire io comunque. Non penso che possiamo finire la guerra così, ma possiamo usare l'incontro per cercare di cambiare le sorti in nostro favore in qualche In the modo. worst case scenario, we get a splendid feast. I grow weary of the simple and repetitive food here. Ah, dice che almeno se non altro faremo una splendida, ci sarà una splendida festa, che è molto stufa del cibo semplice che mangia qua. It is safer to travel separately. We shall meet in Alexandria. Ha detto che possiamo viaggiare sereni e dice no, andiamo separati. Va bene. Che donna. Cioè, nel senso che è proprio una rompiscatole. Fortuna abbiamo seguito la romance con Giulia, almeno. Perché c'è anche la romance con Cleopatra, mi pare di ricordare. Ma per fortuna non la seguiamo perché sta qua a starci dietro, cioè ciao. Sarebbe una schiavitù, non sarebbe una relazione, probabilmente. Sarebbe, oh, devi fare questo, quest'altro, ciao, amori. Una legione consisteva di 4.800 soldati e 1.200 servi, divisi in 10 coorti di 6 centurie. Ma direi che lo faremo un'altra volta, di andare là. Tu vai, Cleopatra, che noi ti poi, ti seguiamo. Tra questo, qua invece Conquest of Africa, ci mancano ancora due regioni. Che una è questa qua. Andiamo a capire dov'è la cittadina qua, già che ci siamo. E intanto vediamo che la legione torni qua, perché ho paura che
non faccia in tempo. Eccola la città, benissimo. Allora direi che riscendiamo giù. Andiamo a esplorare in là. No, cavolo, ci sono di nuovo gli hunting ground là, sì, però non possiamo rischiare troppo. Ma andiamo questa in difensiva che dobbiamo andare l'altra in aggressiva. Ma sì, dai, sono praticamente al pieno delle forze. Vai, e intanto noi esploriamo qua la zona e vediamo che cosa c'è qua nei dintorni. C'è un hunting ground qua. Ah no, è un lumber mill, questo mi serve un sacco. Il legno serve, ma tantissimo serve il legno. Ok. Dai, cerchiamo di sbrogliarci anche questa prima di concludere l'episodio. Mandiamo lui? Così fa un po' di esperienza di cavalleria. Questo non è male. Ci tira su di due il cavallo, va benissimo. Legge morale più 7 non mi serve un caso. Questo però mi tira giù il cavallo. No, andiamo con questo qua, che abbassa di uno il carro, che tanto va bene, non è un problema. Ah, questo fa scendere di uno il cavallo e aumenta tutto il resto. Se invece fa salire... No, facciamo questo, che così fissa il... Va bene. Ah, perfetto. Perfetto, ottimo. Allora farei il... Recovery dei legionari. Perché se no abbiamo enemy manpower, ma non ce ne frega niente l'enemy manpower. Tanto comunque se ne vanno un'altra volta. Questo ci dà più morale, ma tanto non serve a niente. Vai. Yeah, quello ha sbloccato il cavallo. Ottimo, siamo tutti molto felici. Prendi tutto. Ma sta aumentando questo. Ma forse perché finisce per due, allora non mi rendo conto. Allora, anche questa è stata una battaglia abbastanza serena. Pacificare. Non sono sicuro che il mio menu si stia spostando correttamente. Ok, abbiamo visto un hunting ground là. Ma la legione, scusami un attimo, dove sta facendo il giro dell'oco? Quelli sono là accampati, benissimo, noi dove siamo? Qua. A non fare niente. Allora, c'è una tannery e un lumber mill. Andiamo all'osservatorio. Ah, qua ne abbiamo? Sì, per ora sì. Poi andiamo qua ad accamparci. Questo cos'è che ci dà? 25 per 18? Va bene, dai, facciamo sta... Anzi, facciamo che posso anche... No, vabbè, dai. Possiamo ancora farcela. Manderei lui, che ha un pochettino più survival chance, e così ci sblocca anche il cavallo. Però questo invece ci dà... No, meglio questo, che così non abbiamo il problema del manpower, del morale. Già di morale siamo a 17, per loro sono a 11, per cui... Allora, qual è quella che faceva salire il morale? Era il carro, vero? No. Il morale. No. Ah, sì, al 6, il carro al 6. Però il carro è a meno 2, per cui dubito che riusciamo a fare qualcosa del genere. Andiamo su questa storia qua invece. Piuttosto che non far scendere ancora altre Arcium Latios extendete! Battle is joined. How shall we proceed?
Cavolo, ti stanno abbassando ancora di più il carro. Vai con questa che la fa salire di 2, però anche questo abbassa lo scudo. Ma alza il cavallo. Meglio questa. Oh, ci ha aumentato di 1 il coso, fichissimo. Ci vado ad aumentarlo ancora di 2? No. Il meno 1 di questo cosa ci costa del manpower? Vabbè, oh, per ora niente. Ah, questo ci recupera un'ottantina di persone. E questo ci recupera un po' di feriti. Andrei sempre con il Show Mercy. Bene, adesso abbiamo un po' di soldi, ma tanto dovremmo spendere nella vagonata per sistemare sta gente. Loro dove cappero stanno andando? Ah, loro sono qua invece. Li manderei a fare una. Questo. No, questo hunting ground è stato usato, per cui niente. No, allora io vado all'osservatorio. E non c'erano gli hunting ground qua nuovi? No, stanno ricomparendo, ma ancora non sono attivi, mi sa. Beh, facciamo che spostare qua la Fro Room, visto che non c'è niente da fare per ora. Ci ha scoperto un po' di roba, ma niente di eccezionale. Andiamo. No, beh, andiamo all'accampamento, noi. Ok, legione a Froro, mandate a prendere l'Umbermill e noi andiamo all'accampamento. Ma la. Aspetta un attimo. La prima legione che cavolo ho fatto? Penso fosse andata a pacificare, invece no. Boh. Adesso vediamo che cavolo ha combinato. Poi concludiamo il video che già sta durando troppo. No, anzi, possiamo anche concluderlo subito. Tanto cosa devo fare? Devo solo sistemare il manpower e vedere se c'è roba nuova al mercato, ma niente di che. Per cui io vi saluto, vi invito come al solito a lasciare un mi piace, un commento qua sotto e iscrivervi al canale se per caso non lo siete già fatto. Ciao a tutti, buona giornata.